Riavvolgendo il nastro della storia, proprio qui in questo luogo ci troveremo al centro della fervente attività del foro della Genova di età romana, un'area dedicata al mercato, prospiciente il porto e affacciata sull'area del Mandraccio. E proprio da qui, da questa piazza, partivano anticamente le vie di comunicazione che connettevano la città con i borghi della Riviera, borghi che come quarto e come quinto prendevano il nome dal numero di miglia che distavano proprio da questo luogo. Qui sorgeva da tempi antichissimi una chiesa dedicata a San Giorgio, uno dei santi più venerati a Genova. La chiesa è ancora qui, pur ripensata in forme tardo-barocche nel Settecento, a raccontare questo rapporto strettissimo con la città. Dalle tele di Luca Cambiaso dedicate al santo, per arrivare al suo campanile che è inglobato in uno dei palazzi vicini, a testimoniare perfettamente l'idea di Genova come città stratificata. Ma tutti i palazzi e tutte le pietre raccontano la centralità di questa piazza, che da Giorgio prende ancora oggi il nome. Ad esempio dalla chiesa gentilizia di Sant'Orpete, un tempo direttamente connessa al palazzo Cattaneo della Volta, in cui da oltre 700 anni risiede ancora l'aristocratica famiglia genovese. Un palazzo che ebbe l'onore di custodire ben 16 tele di Anton van Dyck, che oggi si trovano appese nei musei più importanti del mondo. Ma la vocazione reale della piazza fino ai tempi più antichi fu quella mercantile. Proprio qui a fianco si trovava infatti la loggia dei Pisani, un fondaco, un mercato di Pisa, al centro della città di Genova, che perse importanza dopo la sconfitta della Meloria nel 1284. Eppure quello che non cambiò fu proprio la vocazione al commercio e al servizio dei cittadini genovesi che lavoravano nell'area del porto, che la piazza ha ancora oggi. Un esempio è la presenza di una sciamadda, come sa a Pesta, che da più di 70 anni sforna i cibi della tradizione genovese, così come molto probabilmente si faceva in antico. Ben più recente, ma testimone dell'attività dei camalli ancora durante l'attività del porto di tutto l'ultimo secolo, sono la farmacia Sormani, la libreria Dallai o ancora di più la barberia Giacalone, che segnala nella qualità anche artistica tutta Liberty, oggi tutelata dal Fari, il ruolo di diaframma di tutta l'area di San Giorgio. Una vera e propria porta della città sul mare, sul porto e sulle attività mercantili che hanno fatto la fortuna di Genova da oltre 1000 anni.